Diventare capitale italiana della cultura, assessore, facciamo gli onori di casa e facciamo dire a loro a che punto siamo e quando le prossime tappe, no? Avete superato un ottimo test e noi siamo al vostro fianco nel mondo, portiamo il vostro credo con la nostra televisione dappertutto. Buonasera a tutti, io sono l'assessore al bilancio del Comune di Lucera, in assenza per motivi di influenza del nostro sindaco, sto qui con l'assessore ai servizi sociali. Per quanto riguarda la nostra cittadina, la nostra bella cittadina di Lucera, che è candidata a Capitale della Cultura Italiana 2026, siamo partiti, diciamo, un po' giocando. Abbiamo mandato abbiamo fatto i nostri progetti, circa 194 progetti col dossier, dove tutti i cittadini di Lucera e le associazioni culturali sportive, tutti indistintamente si sono prodigati per preparare dei progetti insieme con tutti i sindaci dei comuni dei Monti Dauni. Noi siamo riusciti ad entrare tra le 10 finaliste della Capitale della Cultura e siamo già diventati Capitale della Cultura regionale 2025. Con ringraziamento di tutti, io adesso chiedo, più che altro lo chiedo a Gioia del Colle, a tutti i comuni della Regione Puglia, essendo Lucera l'unica cittadina della Puglia che si è candidata, ci auguriamo che il 4 e il 5 di marzo, che andremo in audizione al Ministero, possa portare Lucera e tutta la Puglia indistintamente a Capitale della Cultura Italiana 2026. Non ultimo, mi è arrivato su WhatsApp un messaggio da parte del sindaco che Lucera insieme con altri comuni della Regione Puglia è stata pubblicata sul sito del Financial Times. Quindi adesso noi come lucerini abbiamo i riflettori addosso e chiediamo a tutti di dare il loro supporto, perché la Puglia, nonostante tutto, per il secondo anno consecutivo è stata dichiarata la regione più bella del mondo e noi dobbiamo continuare con Lucera Capitale e ci auguriamo che Lucera diventi Capitale della Cultura Italiana 2026. Grazie. E noi già il 3 settembre scorso abbiamo pensato di fare una menzione speciale a Lucera, poi ha superato il turno, ne abbiamo portato fortuna, lo diciamo noi, e adesso abbiamo così completato l'opera con questo premio. Prego. Io avevo telefonato già all'assessore alla cultura quando c'è stato qui il vostro compaesano Silvestre Stallone, perché volevamo che entrasse nel comitato esecutivo a Lucera come Capitale della Cultura, in modo da darci un supporto maggiore, però mi diceva l'assessore che Silvestre Stallone aveva chi lo segue, il Paramount, gestiscono tutti e quindi diventava inavvicinabile. Comunque credo che anche Silvestre Stallone sta vicino alla Puglia e a Lucera. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Grazie al sindaco, mi sono incontrati da Pertegiulo, del Salo di Puglia, in uno splendido scenario naturale che sono i Monti Dauni. Volevi aggiungere? Sì, volevo aggiungere solo una cosa, voglio l'occasione per consegnarvi un attestato di benemerenza voluto fortemente dal nostro comune e dal coordinamento dell'associazione Ente di Volontariato di Lucera, il cui presidente Vincenzo Battista conosci benissimo. Te lo consegno molto molto volentieri, sia anche al dottor Nicola. Buon anno,
Francesco Antonio Pasani, che è San Donato e cresciuto a Lucera, per cui facciamo dono di queste belle cose. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, assessore. Insomma, ci diamo del tu. Come vedi, la storia è cominciata così, con la loro intenzione per essere Stallone. Il nostro premio di settembre, come poi il cerchio si chiude, e noi vi abbiamo chiesto come amministrazione, come comune, di darci la possibilità di essere presenti in questo straordinario gioiello che è il Teatro Rossini, e queste cose che stanno accadendo non possono che far piacere. Sì, parlo di qui, buonasera a te Vincenzo, buonasera al pubblico. Effettivamente il Comune di Gioia del Colle all'unanimità, devo dire, ha deliberato in giunta l'utilizzo evidentemente gratuito del Teatro Rossini, nella consapevolezza del pregio di questa sera, e stasera ne abbiamo la prova. Il teatro è pieno e gli ospiti sono di altrettanta pregevolezza, quindi non posso che essere convinto e persuaso della bontà della scelta dell'amministrazione comunale. Colgo proprio un secondo, Vincenzo, per formulare il mio tramite il saluto del nostro sindaco di Gianni Mastrangelo, che è fuori gioia, che sperava di poter arrivare in tempo, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Anch'io ho avuto poc'anzi un messaggio, ma mi ha anticipato che se dovesse riuscire entro il tempo utile della serata della nostra trasmissione ci raggiungerà. Naturalmente il mio tramite saluta te Vincenzo e l'avvocato Nicola Benedetto, che saluto davvero con la cordialità.